Buono il colpo di testa di Bani. Baraje, la finta. Che sventola e che gol! E che gol questo di Baraje! Primo allenamento ieri con i neocompagni della Torres per Yves Baraje, talentuoso trequartista 22enne senegalese di proprietà del Chievo. L'anno scorso in forza alla Juve Stabia in Serie B, dopo due anni trascorsi a Lumezzane in C1, dove ha realizzato 8 gol in due stagioni, uno spettacolare, lo abbiamo rivisto nel 2-0 con la Reggiana. Le presentazioni ufficiali ieri in sala stampa, la presenza del vicepresidente Filippo Salaris e del tecnico Massimo Costantino, ma perché la scelta di tornare in Lega Pro? Ho parlato con la società, mi hanno convinto. Per me è un bel progetto, ho fatto la Serie B l'anno scorso. Ritornare a fare la Lega Pro vuol dire che devo tornare a fare bene. In che ruolo del campo sarà utilizzata la nuovissima pedina rosso-blu? Non mi piace essere fermo in un ruolo, che mi piace girare il campo, perché piace avere la palla, giocare, tutto, però posso fare tutti i ruoli del campo. Con noi penso che verrà utilizzato come centrocampista offensivo, sia centralmente che lateralmente, magari maggiormente dalla parte sinistra del campo. Mister Costantino lo aveva visto giocare, lo ha chiesto, la società lo ha accontentato e non finisce qui, promette il vicepresidente Salaris. È uno giovane, uno con la voglia di fare, non basta, sicuramente completeremo la rosa a breve. Baraje potrebbe esordire già sabato nella trasferta con la Pro Patria, qualche scampolo di gara giusto per ritrovare il ritmo e l'intesa con i compagni. E intanto a Sassari è arrivato anche il nuovo preparatore atletico, si tratta di Leonardo Ceccherini, ex Siena con mister Conte. Sul fronte mercato ormai certo il ritorno dall'Aquila della punta, Saveriano Infantino, in arrivo anche un difensore centrale e un esterno per completare la rosa.